Vigorelli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Tenetevi forte perché oggi vi parlerò del mostro di Firenze, e cioè vi parlerò di quel personaggio che in 17 anni, dal 1968 all'85, ha ucciso 8 coppie di fidanzatini che amoreggiavano in auto, sempre nelle colline fiorentine, sempre con la stessa pistola Beretta calibro 22, sempre in notti di luna piena e sempre con un rituale sadico e mostruoso. Il mostro di Firenze è stato per anni, e lo è tuttora, l'ossessione morbosa e maniacale di un esercito di carabinieri, di poliziotti, di magistrati, di psichiatrici, psicologi, criminologi, maghi, maghetti, medium e stregoni, e che più ne metta sindaci e guru della pubblicità inutilmente. Inutilmente, 4 uomini entrano successivamente in galera bollati come mostri e poi escono prosciolti. Ma sul quarto mostro continua ad accanirsi il sospetto. È un sardo, e per questo vi parlo di questo qui in Sardegna a Cagliari. Si chiama Salvatore Vinci, 55 anni, un personaggio che certamente ha abitudini sessuali un po' spinte e che più volte però hanno tentato di incastrare sia a Firenze che a Roma. Vi dirò dopo come e perché. Grazie Piero Vigorelli, dunque a tra breve. E noi parleremo di questo caso immediatamente di nuovo in compagnia di Detto Tra Noi. Dunque, il caso di oggi. Per 13 anni nei dintorni di Firenze un uomo ha seminato morte uccidendo ben 16 ragazzi. Lo hanno chiamato il mostro di Firenze. La polizia, dopo anni di serratissime indagini, arresta un uomo. Ma vediamo la sua storia, o meglio la sua odissea, nella ricostruzione di Lucilla Rogai. Dal 1968 al 1985 un omicida senza nome ha ucciso 16 ragazzi, 8 coppiette. Tutti gli omicidi sono stati commessi in una ristretta zona intorno a Firenze, sempre con lo stesso macabro rituale e con la stessa pistola, una Beretta calibro 22. Per anni le indagini brancolano nel buio. Poi, all'improvviso, il colpo di scena. Le forze dell'ordine identificano e arrestano un uomo. Si chiama Salvatore Vinci, è di origine sarda. Su di lui pesa la terribile accusa di essere il mostro di Firenze. Salvatore Vinci è arrestato, giudicato e assolto. Torna in Sardegna, a Villa Cidro, a casa della sorella. Su di lui una nuova gravissima accusa, quella di aver ucciso con il gas tanti anni prima Barbarina Steri, sua moglie.
Dunque, per Salvatore Vinci non c'è pace, viene accusato di essere il mostro di Firenze e poi non solo, viene anche accusato di essere stato, di aver di uxoricidio, di aver assassinato la moglie. Ricolleghiamoci con Cagliari e mettiamo più a fuoco la vita di questa persona, di Salvatore Vinci. Piero Vigorelli. Sì, dunque, Salvatore... Una storia un po' complessa. Dura 30 anni, quindi ti puoi immaginare. Certo. Salvatore Vinci, tu secondo di 8 figli di Villa Cidro, qui in provincia di Cagliari, ex pastore, ex emigrato a Firenze, ex muratore, poi specialista, tutto fare per i lavoretti domestici, da elettricista a idraulico, aveva messo su un'azienda che si chiamava PIC, cioè pronto, intervento, casa. Le sue disgrazie cominciano a Villa Cidro quando aveva 23 anni, oggi ce n'ha esattamente 55. La sua sposa promessa, che si chiamava Barbara Steli, aveva però un filarino con un tizio che si chiamava Antonio Pili, ma la sua famiglia ormai l'aveva già promessa a Salvatore Vinci e lui, per non sbagliare, la mette incinta e così se la sposa. Il figlio sarà chiamato Antonio, il nome del primo filarino. Però cosa succede? Succede che Barbara continua a frequentare il suo primo amore fino a quando, nel novembre del 1959, un fotografo sorprende Barbara, il suo ex fidanzato e altre due persone appartate a Villa Cidro. Apriti cielo, apriti cielo. Barbara torna a casa e che cosa fa? Che cosa dice a Salvatore Vinci? Lo chiedo all'avvocato Rita De Dola. Ma racconta ovviamente di essere stata violentata, mette su questa storiella, racconta di essere stata violentata da tre giovani e a questo punto il marito, preoccupato, immediatamente la sollecita per andare a denunciare immediatamente il fatto dai carabinieri. E così Barbara ovviamente è costretta a fare e i carabinieri iniziano le indagini, ma a quel punto viene fuori la favola che era un castello di menzogne. E tutto il paese ormai ha appreso che quella lì era una menzogna, che non è vero che era stata violentato, che tentavano di violentarlo, e incominciano, lo potete immaginare, in un paese a sparlare di Barbara Steli. E lei, due mesi dopo, siamo nella notte fra il 14 e il 15 gennaio del 1960, si suicidia. L'inchiesta viene aperta e viene archiviata come suicidio, ma 26 anni dopo, a Firenze, Salvatore Vinci è già il presunto mostro di Firenze. Il caso di suicidio della moglie viene riaperto. Lui finisce in galera per 2 anni e quindi è mostro dal 1960. Pensate un po', viene processato a Cagliari nell'aprile del 1988. Aldo Marongiu era il suo difensore. L'esito del processo, avvocato. Il processo fu, diciamo chiaramente, una bolla di sapone che scoppiò clamorosamente. Si verificò la fuga dell'accusa, la fuga direi ignominiosa. La parte civile non presentò conclusioni, il pubblico ministero non concluse nel merito, chiese soltanto la perizia psichiatrica, che peraltro venne rigettata nel corso del dibattimento. E quindi il castello di accuse si sfascia e esito processuale? Assolto per non aver commesso il fatto. Una soluzione piena? Una soluzione pienissima, che diede veramente il crisma di scarsa serietà ad un'accusa portata avanti. La verifica dibattimentale dimostrò chiaramente che si era creata un'accusa pretestuosa e surrettizia nei confronti del cosiddetto mostro di Firenze, per avere il pretesto di trattenerlo come lo si trattenne 2 anni in carcere prima del processo. Ho capito. Vi segnalo che qui con noi c'è anche Raffaella Zim, aspettando l'estate scorsa, un grande improvvisamente l'estate scorsa, mi sono sbagliato, noi abbiamo già visto tutto comunque in un nostro dietro le quinte da Bologna e queste confezioni floreali sono di Gabriella Congiu, quindi certo che salutiamo Raffaella, quindi, Azim e tutti tutta la compagnia. Salvatore Vinci, come vi ho detto, viene assolto, ma i suoi guai non sono né finiti né appena cominciati, come vediamo dopo. Sì, grazie Vigorelli. Infatti era proprio questo che avrei desiderato introdurre. Dunque, l'odissea di Salvatore Vinci non finisce qui. Non finisce dove appunto ci ha raccontato e come appunto ci ha raccontato Piero Vigorelli. Perché prosegue? Nuove accuse,
nuove imputazioni. Ora vedremo in questo secondo filmato quali sono queste nuove accuse, ma soprattutto scopriremo qual è stata la reazione di Salvatore Vinci. Vediamo. Salvatore Vinci è giudicato innocente anche questa volta. Ma nonostante l'assoluzione, a Villa Cidro, il suo paese, è come un fantasma. Gli amici di un tempo gli girano le spalle, lo ignorano, lo scansano. Ogni approccio è vano. Salvatore Vinci è trattato peggio di un cane randagio. Fino a quando apprende che su di lui pende un'ennesima accusa. Questa volta per molestie sessuali nei confronti di un agricoltore. È un uomo distrutto, che è stato in carcere senza un perché, al quale gli amici e i familiari continuano ad appiccicare l'etichetta di mostro. È il 21 agosto dell'88 quando si fa accompagnare all'aeroporto di Cagliari. Indossa l'unico vestito estivo che ha. Ha deciso. Scapperà. Dunque un'ultima accusa per Salvatore Vinci che, come abbiamo visto, non regge. Salvatore Vinci fugge. Allora ricolleghiamoci con Cagliari per sapere, non so, dov'è oggi Salvatore Vinci, come vive, per sapere anche qualcosa dal suo avvocato, dall'avvocato Aldo Marongiu. Piero Vigorelli. La strada che porta da Villa Cidro a Firenze, al luogo dove adesso Salvatore Vinci si nasconde, dopo vi dirò dove. Ecco, è un sentiero lungo ormai 30 anni, pensate, affollato di sospetti, di fantasmi, di 17 cadaveri, di gelosie, di sesso, di violenza, di sangue. C'è tutto lungo questi 30 anni. Ci sono le chiacchiere del paese, la miseria, ci sono storie di clan sardi, inquisizioni poliziesche, confessioni, ritrattazioni, belle donne, giochi erotici. Sadomaso, il 20 agosto dunque del 1988, Salvatore Vinci va nello studio dell'avvocato Aldo Marongiu, che vi ho già presentato prima, ha letto sui giornali, ha visto in televisione che ci sarebbe una nuova accusa contro di lui per atti di libidine. Ecco, gli chiede se è vero che c'è questa nuova accusa. L'avvocato dice che non ne sa assolutamente niente perché non c'è nessun atto ufficiale. Salvatore Vinci domanda: quindi io me ne posso andare, non c'è bisogno che io stia qui a Cagliari in Sardegna. Certo, lei è un libero cittadino perché è stato assolto da tutte le accuse. Il giorno dopo Salvatore Vinci fugge da Villa Cidro, fugge dalla Sardegna e non ritorna nemmeno a Firenze. Dove si trova? Lei lo ha sentito recentemente? Ma per 2 anni e mezzo eravamo certi che non volesse dare assolutamente notizie di sé, e per 2 anni e mezzo eravamo ricorsi anche alla fine a tentativi sia di articoli sulla stampa sia un contatto con una trasmissione televisiva per ricercarlo. Poi l'avete trovato? L'abbiamo trovato, si è fatto vivo, mi ha chiamato per telefono, ha chiamato me, non ha mai chiamato i familiari, è spaventato, seppur sereno, evidentemente sta molto bene, ma è spaventato per questa che considera giustamente, anche a mio avviso, una persecuzione. Non vuole assolutamente rientrare, mi ha dato l'impressione che però abbia trovato una nuova vita e che stia bene. E dove sta?
sta in un paese oltreoceano, cioè nelle Americhe, diciamo. Non, la discrezione, direi il dovere professionale, mi impedisce di dire di più. Grazie. Quindi Salvatore Vinci è dunque fuggito all'estero e in un paese del continente americano che, come sapete, è vastissimo. Però gli era arrivato quest'altro mandato di cattura che vi leggo, imputato per aver commesso atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale sulla persona di Piga Vincenzo, perdonatemi la burocrazia e il linguaggio burocratico, afferrandoli improvvisamente con forza agli organi genitali. C'è un po' da ridere e chiedo all'avvocato Rita De Dola, senza scendere nei dettagli ovviamente, com'è finita questa storia? Ma si è sgonfiata notevolmente. Questa storia è servita perché, diciamo, è successo questo. Mano a mano che la storia di Firenze andava sgonfiandosi, occorreva un sistema per continuare a tenere Salvatore Vinci sotto questa spada di Damocle, diciamo, della giustizia, fra virgolette. Occorreva fare questa famosa perizia psichiatrica della quale vi ha parlato prima l'avvocato Marongiu, e si è pensato che il modo migliore fosse quello di costruire un'accusa di questo genere che poi, diciamo, non si è ancora conclusa, però è veramente una bolla di sapone anche questa. Che... Anche questa. Dunque, lei è una donna, giovane e bella, e ha difeso questo Salvatore Vinci, che si diceva fosse una persona molto curiosa per le donne, dotato di un certo fascino. Lei che cosa ha notato in lui? Ma io, diciamo, che questo fascino non l'ho subito, più che altro mi è interessato il fascino della sua storia processuale e di questa sua persecuzione effettiva e costante. Però posso dire una cosa, ho notato che lui sì è un curioso delle donne, però è anche vero che sono le donne molto curiose di lui. Al processo di primo grado in corte d'assise per l'omicidio della moglie, il pubblico era prevalentemente fatto di donne, composto di donne, e c'erano molte amiche sue. Ho capito, la ringrazio. Un'ultima cosa, se abbiamo tempo, un aneddoto, che non è un aneddoto, volevo farglielo raccontare dall'avvocato Marongiu. Abbiamo il tempo? Sì. Sì, ormai, allora vorrei sapere dall'avvocato Marongiu, che vorrei che ci raccontasse un episodio che mi ha detto a me ieri sera, cioè una cosa che gli è successo un giorno in un tribunale del Nord Italia. Sì, in effetti è un episodio che mi ha lasciato sconcertato. Discutevo una causa di sequestro di persona, una causa importante per me, certamente per l'interesse che le questioni giuridiche avevano. E ritenevo di aver affrontato seriamente il processo. Mentre svolgevo la mia arringa, qualche volta occhieggiavo anche verso il pubblico, ove vedevo, localizzavo una signora veramente molto bella. Mi sono accorto che questa signora mi guardava con una certa intensità, ed io, per quella forma di piaggeria ma anche di presunzione che un po' tutti abbiamo, non solo contraccambiavo gli sguardi, ma credevo che fosse successo anche a me quello che succede invece sempre agli altri o nei sogni, e cioè che questa signora mi guardasse con un interesse diretto. Finita la ringa, peraltro faticosa, abbastanza sudato, mi sono portato nel corridoio del Palazzo di Giustizia e vengo avvicinato da questa signora, la quale da vicino mi è sembrata ancora più bella di quanto non la vedessi, e mi ha chiesto: vorrei chiedergli un favore, avvocato Marongiu. Mi dica, sono a sua disposizione. Vorrei chiederle di portare i miei saluti a Salvatore Vinci. Beh, questo è io molto bello. Ne viene fuori una figura da Casanova, vero avvocato Marongiu? No, la figuraccia da Casanova l'ho fatta io. La verità è che io chiesi ancora alla signora, ma mi riferisca il suo nome, chi devo dire che mi ha mandato i saluti? E la signora mi disse il suo nome di battesimo, soltanto. Io riferì questi saluti a Salvatore Vinci, il quale non rimase per nulla turbato, non mi ringraziò più di tanto. Insomma, sembrava un atto dovuto, sembrava cioè un omaggio dovuto al suo fascino, beato lui. Va bene, dunque mi sembra di abbiamo più che riaccreditato la figura di quest'uomo che ci è parso anche a noi, devo dire onestamente, molto perseguitato. Insomma, si è voluto creare un mostro là dove non c'erano gli elementi poi per poterlo creare. Però al di là di questo, non dimentichiamoci che noi abbiamo due ospiti in studio che sono Caroline e Bill, che desideravano intervenire sulla cronaca nera, su questo caso, e farci una domanda. Prego Caroline, qual era la domanda che tu volevi fare? I think that Beh,
Più che in termini generali, per quanto riguarda questa storia in particolare, questo caso, mi fa rendere conto e che veramente dobbiamo essere molto attenti al giorno d'oggi per via dei mass media, il modo in cui si possono gonfiare le storie e rendere un uomo completamente colpevole e poi invece farlo scagionare. Però anche quando viene scagionato purtroppo rimarrà sempre come il colpevole agli occhi degli altri. È molto pericoloso perché così si può distruggere la vita di un uomo. E devo dire che infatti è per questo concetto che noi ci siamo presi a cuore il caso di Salvatore Vinci. Insomma, voglio dire, al di là dei gusti magari sessuali un po' particolari, però ci è sembrato che veramente, insomma, abbia pagato un prezzo per colpe che poi non erano le sue. Io direi di avviarci a una conclusione con Piero Vigorelli, di chiudere anche questo caso di cronaca, dunque linea a Cagliari, e poi noi resteremo in compagnia dei protagonisti di Beautiful. Sì, in un minuto vi farei la storia del mostro di Firenze. E cioè, Salvatore Vinci, quando la moglie si suicida, parte con il figlio Antonio e emigra a Firenze. A Firenze c'è già suo fratello è amico di vari sardi, fra i quali uno che si chiama Stefano Mele, e soprattutto è amico e amante di sua moglie Barbara Locci. Salvatore Vinci, che come abbiamo capito è un gran casanova, scalza il fratello e si fidanza lui con la signora Barbara Locci. Poi arriva un fratello ancora più piccolo, Francesco, che a sua volta, è una staffetta nella famiglia Vinci, prende il posto di Salvatore nel letto di Barbara. Infine, nell'estate del 68, Barbara e un suo nuovo amante, un siciliano, questa volta vengono uccisi. È il primo delitto del mostro. Il marito cornuto, Stefano Mele, si autoaccusa di questo delitto e viene condannato a 14 anni. Poi dice, per vendicarsi, è stato Francesco Vinci che va in galera e intanto il mostro ammazza un'altra persona. No, è stato Giovanni Vinci che va in galera e il mostro ne ammazza un'altra. È stato mio cognato, galera, altra morte. Infine Salvatore Vinci viene arrestato e da allora Vinci, con 16 comunicazioni giudiziarie, ha avuto questa vita di inferno che vi abbiamo raccontato. Salvatore Vinci si è fabbricato un mostro. Salvatore Vinci, questa è la storia di un falso mostro di Firenze. Grazie Piero Vigorelli, grazie agli ospiti che sono intervenuti per poter, che hanno consentito appunto di ultimare questo collegamento. Noi ci concediamo una pausa come nostra consulenza.